Salve a tutti, qui Giorginio96 che vi parla. Buonasera, buonasera. E il Palermo vince, e come vince? Vince e non convince? Ma sti cazzi, dai. Sti cazzi. È la seconda partita con Baldini. E che sarà? Che sarà? Che vuoi che sia? Che vuoi che sia un gioco che si intravede? Non ha importanza. Schemi di gioco non ha importanza. Quel che conta, i 3 punti. Ci portiamo a casa. Ci portiamo a casa. Mamma mia, il gol di Damiani! Il gol di Damiani! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ma che cosa ha fatto? E poi è entrato Felici e ha fatto gol. Io con mio nonno allo stadio gli ho detto: oh nonno, vedi che ora entra Felici e fa gol. Te lo dico io. Tra l'altro è entrato con l'applauso di tutti. Ha fatto gol. Felicicic, 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 ha fatto gol. Felicicic. Poi una partita che. Le partite vanno viste allo stadio. Sono tutta un'altra cosa. Le partite allo stadio sono tutte un'altra cosa. Tutte un'altra cosa. Niente. Bellissima partita, non ho altro da aggiungere. No, sto scherzando. Però abbiamo allora una cosa che posso dire è che abbiamo faticato all'inizio e abbiamo rosicato verso la fine. Non più rosicato, ma abbiamo sofferto alla fine. Abbiamo inizialmente faticato all'inizio e inizialmente faticato alla fine. Però quello che c'è da dire è che comunque il gioco non c'è, però io posso dire che qualcosa si è visto. Qualcosa si è visto, anche di poco, ma qualcosa si è visto. Va bene, ma i giocatori sono quelli. Va bene, ok, però accontentiamoci di questa squadra. E dobbiamo lottare fino alla fine. Perché non è detto anche i playoff, anche quello, tutto, va bene tutto. Noi dobbiamo puntare al secondo posto. Per ora puntiamo al secondo posto, gradino dopo gradino. Intanto puntiamoci questo obiettivo. Puntiamoci un obiettivo raggiungibile. Andiamo su quello. Non vediamo altro. Ma puntiamoci su quello che. Su quello che si può raggiungere. Poi spostiamo la luce sull'impossibile, su quello che noi non potevamo pensare di raggiungere. Ma intanto focalizziamo la nostra attenzione su un obiettivo fondamentale: essere secondi. Questo è poco ma sicuro. Poi le altre verranno di conseguenza, le altre, ma comunque non vedo comunque la partita all'inizio non è stata granché dal punto di vista di gioco o di trama, un po' ma tutte le partite di Serie C sono così. Quindi dobbiamo faticare un po' all'inizio e basta. Io, se fossi in Baldini, farei riposare un po' De Rose. Quindi l'unica cosa è quella. Poi sulla fascia destra, secondo me mancherebbe qualche cosina. Più sulla destra che sulla sinistra. Perché lì con solo Accardi e Doda non possiamo. Quindi
Questo, una partita stupenda. E poi basta, non ci focalizziamo su altro. Pensiamo agli obiettivi raggiungibili. E poi la partita, comunque, nel quadro generale è stata come vi ho detto. Alla fine, Marconi e Lancini, pilastri saldi. Pelagotti ha fatto una partita discreta, anche se ci finì buona. Comunque, presero un palo. Poi a un certo punto è successo che ci stavano prendendo un contropiede. E a un certo punto non lo bloccano. Non so chi era, Lancini o Marconi, non mi ricordo. Non voglio fare errori. È successo che quello ci stavano facendo il gol. E poi abbiamo preso il palo. È stato quello. Un po' così. Però la partita mi è piaciuta assai. Brunori non forse da un po' che non giocava. E quindi non lo so. Però lui è o meglio. Io posso dire così, è o meglio lui. Quindi e poi De Rose, Belagotti, tutti gli altri, bene o male, sono andati discretamente. Damiani, il nuovo giocatore, per me ha dato qualche ordine lì in campo, al centrocampo. Dio, che bello è. Ha messo un po' di ordine. A centrocampo, siamo bei fietti. Complimenti. E poi basta, non c'è. Questo è quanto. Anzi, poi chi c'è? Pelagotti, Brunori, Crivello ha fatto il compitino, non ha giocato male. Felice ha fatto quella scivolata dopo quel gol. Cavolo. E vabbè, uno o due volte va bene, però bisogna stare attentini. Però che forte sto ragazzo. E basta. Niente. Iscrivetevi al canale, supportatemi, mettete un like e ciao a tutti.